ingegnere padovano, perciò sono un foresto. Nessuno è perfetto. E anche se ho lavorato parecchio qui a Venezia, come so tanti di voi, devo dire con una certa tristezza che partecipo sempre volentieri alle riunioni dell'Ordine dei Ingegneri di Venezia, che disgraziatamente mi tocca dire è meglio di quello di Padova, perciò siamo pari. No, devo dire che il tipo di attività che fate, che avete fatto, è sempre stata per me molto interessante, tant'è che insomma partecipo sempre qua. Niente, e quello che oggi è stato descritto e si sta ancora descrivendo, ci sono ancora delle partecipazioni da fare, a mio modo di vedere ci dà due ordini di ragionamento. Uno, il fatto che sia un intervento che fa parte di un grande progetto, diceva Campostini adesso, raccontava l'inserimento e lo hanno raccontato anche naturalmente i progettisti, delle barriere nell'ambito di quella che è la più ampia maniera di difendere la città. Perciò quello che è, pur nell'importanza di questo intervento e nella gioia che aveva anche manifestato Tesserin nel dire finalmente dopo tanto tempo siamo riusciti a dare, e il plauso a tutti quelli che hanno lavorato, mi piace dire che questo è l'atteggiamento che forse il grande progetto in senso generale, dove tutti, Sergio che lavora, tutti hanno lavorato anche in altre delle attività che si concentrano sul MOSE più in generale, è la dimostrazione dell'approccio multidisciplinare e della complessità del problema. E perciò quello che a me piacerebbe rilevare è che tutta questa capacità di collaborare e di lavorare assieme è fondamentale per risolvere il problema. Non c'è la soluzione solo di uno, ma tutti assieme facciamo il lavoro. E questo è molto importante. Voglio portare un altro esempio dove diversi di noi hanno lavorato. Chioggia, il Baby Mose, nessuno lo conosce. Sono interventi che in giro per il mondo farebbero vedere a uno, perché ciascuno di questi interventi è fondamentale, e lo inseriamo tutti assieme e lo diamo quasi per scontato. Allora questo credo sia un merito degli ingegneri che hanno operato su questo lavoro e una capacità dimostrata. L'altra cosa che invece mi raccomando, dal mio punto di vista, è che questo ok è quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto, ma che gli sforzi di tutti noi cominciamo ad andare in una certa direzione, bisogna che arrivino quelli più giovani di noi, siano quelli di ragionare sul futuro della città e sugli interventi da fare, perché questa è una soluzione, questa è una modalità di intervento. Io di solito dico che il MOSE è l'unica risposta possibile a una domanda impossibile, perciò forse è l'unica maniera di affrontarlo, a mio modo di vedere, ma che il futuro è fondamentale che veda tutti quanti uniti in tutte le materie che si devono affrontare. Perciò la collaborazione che si vede oggi attorno alla Basilica e attorno alla Laguna deve essere rafforzata, lasciando ciascuno di noi un po' delle nostri egoismi, delle nostre idee, dei nostri impuntamenti per collaborare tutti insieme. E concludendo, un grande applauso a tutti quelli che sono riusciti a mettere in piedi la protezione della Basilica del San Marco.